Yo! Ciao ragazzi. Siamo dentro casa vostra. Eccoli pronti, è il momento di Elden, è il momento di, secondo me, Buco. esatto, buco, buco è il termine sicuramente giusto qua, in questo caso. Dito non lo so se sia abbastanza grande per un cratere di un meteorite, ma buco sicuramente, insomma, ecco. Ma non solo Sì, buco in giù come da titolo, ma anche posto in su. La Aplus, no, dicevo, l'altopiano di Altus. decidi tu cosa vuoi fare. Se vai a Altus dall'ascensore c'è anche Ria che ti teletrasporta. Ok, ottimo. Sì, al vulcano Manor, così ti sblocchi anche quello. Sempre se non è buggata, sto bisogno di andare da un altro luogo. Non mi ricordo bene perché mi è capitato. Adesso ci guardiamo subito. Ci guardiamo subito. E siamo pronti. Eccoci, metto la chat sul telefono e si parte. Sì. Evidentemente una cosa importante da fare sarebbe quella di andare a portare avanti queste quest adesso, perché sicuramente una che in realtà potremmo fare prima di tutto quanto, credo, dovrebbe essere quella di Alexander, che dovrebbe essere andato fuori dall'arena e Sì, dovrebbe devi essere parlargli, vero? andato lì sull'arena nel combattimento, invece in un altro posto. E Sì. secondo me io non l'ho fatta la quest, ma ho questo sospetto che in realtà lui si corrompe. Vediamo. Buono, mi ricordo che l'ultimo step è lui che fa un duello con te, onorevole. Onorevole, eh? Questo è già un buon segno. Dottimilina si oppone Oh, aspetta. strenuamente Mi è all'ottenimento. partito il video No. lore. Ho imparato nuove cose riguardo la lore, interessantissime. E vabbè, come dicevamo, Basically è confermato che è un personaggio positivo, Ranni. Cioè, Ranni è tipo l'eroe principale del gioco. Sì. Molti Cioè, tu non sei nessuno, tu sei un. la odiano per motivi di merda, ma sì. Boh, Sì, tipo, si possono dire o sono. non so, dicono che fa morire le persone per la sua causa, così. No, non è del tutto corretto, perché Cioè, almeno innanzitutto. ho letto robe simili. Mi sta sul caso per questo motivo. Come Fire Emblem, quando ci arriveremo, te lo dirò. Molti odiano un personaggio per questo motivo. Guarda, io ti dico che Ranni non fa morire nessuno, perché quelli che stanno dalla sua parte capiscono la sua causa, la rispettano e la ritengono la waifu assoluta, giustamente. Ma non è lei che li fa morire, ma più che mai l'opposizione nemica. Non si capisce bene chi ha preso controllo dei neri coltelli, quelli moderni. E danno la caccia a tutti i servitori di Ranni. E porteranno Blade ad impazzire, lo spoilero così. E a Sì. morire Iggy. Un povero Iggy. E non so se faranno anche altri danni, insomma. Comunque, i neri coltelli che erano, tra virgolette, dalla parte del bene. Sono stati manipolati, controllati, non so che cazzo hanno fatto. Sì. E quindi fanno questo, insomma. Arrivare al punto dei duelli, dovremmo andare qua, credo. Ciao Vendetta. Oh, Vendetta, grandissimo! Il nostro finanziatore di Elden Vendetta vera. Ring. Finalmente a livello 618. Oh, stavo aspettando, che arrivavi almeno al 600, perché sennò non era abbastanza. Non andava bene. Adesso sei quasi considerabile, però se mi facessi un 700 ti darei un pochino più rispetto. Il livello massimo quant'era? 700 qualcosa, mi pare.
È vero, qual è il livello massimo? A parte scherzi. È 99 per ogni stazza, quindi tipo 700 qualcosa. Ah. Questa è una risposta che Vendetta sicuramente sa. Ci farà sapere. Un potere immenso, però, che non è stato riversato su di noi. Non ci ha uccisi, Vendetta. È stato sincero e onesto. Era Sappiamo che se tu soltanto. stiva, cosa ti importava mica la vita Sì, reale, infatti, infatti. eh. Però magari sai com'è, potrebbe essere quella situazione in cui dici mi voglio togliere lo sfizio di killare una persona in live e vedere la sua faccia mentre lo killa. Che se ci pensi comunque effettivamente potrebbe essere stuzzicante. Cioè, non per me, però, insomma, per qualcuno. E cioè, potrebbe succedere, insomma. Io già l'avevo visto arrivare, perdonami, Vendetta, però, visto non conoscendoci. Chiedo che adesso con i livelli sono a posto. Vita 99, mente 99, tempra 99, il resto tutto 80, livellare 80 non ti dà molti benefici. Nope. Esatto. Prova cane. È momento di testa. Prova Prova Canon. canon. Bastone di canon. Canon è un uomo violento, soprattutto mi ha rovinato la run a Black White, la sua presenza. Bruttissima run in black and white. Cos'è colpa di Canon? Dovremmo aver imboccato la strada giusta per arrivare al posto. Sì, sì, in realtà sì. Però toccherebbe scende. Per scende, secondo me, da qua. Oh. C'è anche una grazia lì sotto, in effetti. Questa è molto interessante. Cappello tier 2 è semplicemente un cappello che indosserà. Cappelli, devi sapere che ne ho tre. Quindi, del tutto arbitrariamente, ho deciso che uno è più potente dell'altro. E quindi c'è cappello livello 1, cappello livello 2 e cappello livello 3. Anche se secondo me è più bello il primo. Sì, vabbè, questa è una decisione, se permetti, che spetta a me. Vai, Però metti cappello tier 2. cappello tier 2? Cappello tier 2, in realtà forse potrebbe essere più secondo me il più psicopatico questo. Ho mutato il microfono facendo lo scemo. Questa cosa. Allora, il cappello rimane un problema soltanto per il discorso delle cuffie. Però ci proverò lo stesso. Ancora più ridicolo così. Vediamo Non puoi se. mettere il cappello sopra? No. Le cuffie sopra il cappello? Ci posso provare, ma non so se sento un cazzo. Oddio, no, viene una cosa. Aiuto! Che sta succedendo? Aspetta, Un DJ. eh. Sì. Cappella di Ibiza, dai Ibiza. Eccoci. Aspetta, fatemi vedere come mi si vede. Va bene, va bene, va bene. Sembra che ho la testa alta 3 metri, però va bene lo stesso. Ci sta bene. Aspetta, Permetti citazione casuale ai Vatussi. eh. Esatto. Assolutamente. Era doveroso. E si tocca scendere da qua. Qui c'è la grotta famosa. Ah, vuoi andare subito a Nocron? Ah no, vuoi andare a fare Alexander, ok. Sì. Allora io per fare Nocron avevo seguito una guida, perché è veramente difficile capire cosa fare, però magari me la ricordo. Ok. Oddio! Rischius. Grosso rischio, ragazzi. Cioè, ragazzi, c'è veramente un bordello di roba da fare. Cioè, non so nemmeno dove girarmi per continuare il nostro percorso. Comunque basta che ti teletrasporti al faro di Radahn, Vabbè, ormai siamo scesi, guarda, qua. eh. Ah, soprattutto c'è anche l'altro boss adesso. Sicuro. Ah, giusto. Sì, vabbè, ma tanto ormai siamo scesi, guarda. Ci
Qui c'è anche un oggetto nascostissimo. Ok, pensavo meglio. Dobbiamo andare a prendere la grazia adatta. Però qui c'è qualcosa. Guarda che si muore ora, eh. Se si muore adesso potrebbe essere un problema grosso in realtà, ve lo dico. Com'è? Abito da profumiere! Madonna. Mi sentivo un po' puzzolente, in effetti adesso forse posso rimediare. Sentivo un Sì. po' marcio. Dopo il vestito che c'è scritto lurido. Eh sì. Dopo aver messo Ah, la... questo è il bastone che ti dicono dipende dall'inizio gioco se sei mago. Non ricordo. Sì, che ci puoi arrivare subito praticamente. Sì. Scale. Ci sono delle scale. E noi Ah, non apriamo. ricordo questo boss, se c'è un boss, no? No. No, no, è uno scrigno, infatti mi ricordavo che era uno scrigno. Cos'è? Proiezione rocciosa! Più Eh avanti sì, per... anche questo è uno di quegli incantesimi di cui dipende all'inizio, è vero? È una cacata in realtà. Questo incantesimo. Perché tanto sei qua, quindi prendi anche quello, no? Pensaci. Sì. Io Dov'è? proprio ho fatto una run mago seguendo sta guida. Sì. Poi a un certo punto l'ho droppata che non la facevo più. E LOL. ho rispeccato in forza. LOL. Meteorite chiede int 30. Proiezione rocciosa in effetti chiede solo 18. Guarda, secondo me, io non vorrei sbagliarmi. La From ha fatto queste cose un po' apposta ogni tanto, eh. Che se tu sai il gioco, puoi arrivare subito qui e ti prendi una spell con 18 int che praticamente virtualmente la lanci quasi subito, la puoi lanciare. E un bastone che è straforte rispetto a quello iniziale. Bastone, bastone. Bastone è bastone, sempre bastone, non si sottovaluta mai, Comunque ho visto ragazzi. che hai colpito tipo 5 volte di fila la parete. Sì, questo martello è divertente. Però in realtà poi... È un'arma con cui mi sto trovando benissimo. Cioè, non era per nulla previsto di usarla, ma invece. Ti potrebbe andare a fare Vulcano Manor. Non si fa il boss, ma si arriva a prendere la lancia. E poi le quest le Interessante. farai più avanti. Molto interessante. Devi fare le quest da serial killer prima di fare il boss. Oh, La tua attenzione! lancia è figa per la tua build. Attenzione! Avete visto che ho fatto? Attacco in salto a cavallo, Sì. eh? Un pro, praticamente. Foschia velenosa. Allora c'è un art di veleno. A quanto pare. Di veleno sì, però di rot no. E poi veleno, Eh sì. attenzione ragazzi, perché bisogna distinguere tra veleno normale e veleno grave. Ah sì, tipo tossicità. Sì, qui si chiama veleno grave, quello più forte, per qualche motivo. Grave. Veleno grave. Ma se io metto quello del Favor? Sì, c'ho un po' meno vita in realtà, però c'ho dopo anche vigore e carico. Sì, mettiamo questo. In realtà l'amuleto della vita non è da poca, eh. Assurdo. Ma se facessimo una... Capatina rapida a prendere il quarto amuleto dopo? Non dico adesso, però hai detto che era l'inizio Com'è che si fa? della città sacra. Dal Boh, cavaliere, quello che alla fine. dicevi alla fine? Tu mi hai detto si Sì. prende subito. Eh sì, però è alla fine della capitale, quindi ovviamente a metà gioco. Ah, va bene, allora Però devi fare tutta la capitale. aspetteremo, dai. Manzus? Dai, Manzus! Alessio. Uè, attenzione, attenzione! Lo chef più potente è tornato dal lavoro. Oggi c'è avuto il primo giorno di lavoro. Per favore, Bella. portate rispetto. Aspetta, eh. Applausi per il signor Cannon. Com'è andata? Coglione. Toccava smontare un po' i complimenti perché altrimenti si stava creando un squilibrio. Omae wa mou shindeiru.
Ah, bro, magari. Diciamo che poteva andare meglio. Preferisco il coglione. Coglione, te lo becchi, coglione, tranquillo. Non scappi. Oh, ma è uomo Shinderu. Chiara espressione di Teo per dire cazzi tuoi. Che ti tocca lavorare. No. Palese proprio, pensiero suo. E lo condivido in pieno. Sto tanto bene senza lavorare. Abbi pazienza. Tipo quel tizio di TikTok che fa solo video su come fa schifo il lavoro. Mamma mia, che Che pesantezza. tristezza, ragazzi. E allora fai qualcosa per cambiare il mondo del lavoro invece di chiacchierare, no? Oh, allora Pagliaccio. ammazza, no. Sì, esatto, prende sparate. No, 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 scherzo, scherzo. No, 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 ma comunque adesso a parte scherzi, è bello lavorare finché, insomma, il datore di lavoro non si scorda che sei umano, insomma, ecco, finché. Se lo, casualmente se lo ricorda, ecco, top. Infatti, secondo me, forse essere imprenditori, cioè lavorare per se stessi, comporta delle ansie sicuramente, perché se vai male devi dare colpa solo a te stesso, però perlomeno non c'hai qualcuno che ti impone dei ritmi, insomma. I ritmi vengono imposti soltanto dal fatto che tu riesca, insomma, a sbarcare il lunario o meno. Per cui, secondo me, Sì, però non puoi lavorare da te stesso, da povero, lezzo. No, bravo, qui hai fatto un'osservazione in realtà un sacco accurata, perché mi sono reso conto che purtroppo le classi sociali esistono ancora. Se tu non sei di una famiglia proprio borghese che ha i soldi, soldi, ma si parla di decine di migliaia di euro, insomma, da parte tranquille così, o sopra i 100k, insomma. Quindi, insomma, sei un bel po' benestante. Tu fare un'impresa nemmeno puoi farla. Ciao Ellie. Questa è la verità dei fatti, capito? Oh, Sì. Ellie! Tu dici faccio Come un'impresa. stai? Fai un'impresa? Per fare un'impresa. Infatti mi ricordo uno di quei motivatori che stanno di solito su Instagram. Io ho 18 anni, ho aperto la mia prima azienda con i soldi di mio padre. Grazie, cazzo. Stai Abbastanza meglio? bene. Stai meglio in che senso? Vabbè che le donne quando stanno male non sono come noi uomini che siamo devastati. Cioè, in che senso? Questo, aspetta, mi manca questa cosa. Non ti manca sta cosa? Tipo, sai che quel meme che quando un uomo ha la febbre sembra che stia per morire? Invece le donne tipo stanno bene subito. mancava questa cosa, sono sincero. No, ma è un meme frequente. Assurdo, perché le donne sono una forza potentissima, partoriscono nella vita. Fanno una Sì. cosa di grado sfida altissimo. Aspetta, c'è l'insetto. Ah, io se fossi donna non vorrei mai partorire, però questo è un altro discorso. No, no, grazie. Leggermente malaticcio. Quindi se tu sei leggermente malaticcio, noi al posto tuo eravamo morti praticamente. Sì, ti ricordo quando ho avuto io la febbre Capodanno che ero morto. Ah, c'è ancora quella bestia lì. Sì. Non sono riuscito a chiapparla. Aspetta. Devi proprio spammare in anticipo. Ah, ok. È peccato questo è lento, infatti dicevo un altro io. Quello che proprio agita la spada, fa un turbine. Sì, vabbè, proviamolo. Sì. Grande Alessio. No. Ho visto l'audio, ma Mannaggia lo scarabeo, oggi sentirlo l'audio sarà un po' un problema, te lo dico. Quindi se ci vuoi raccontare qualcosa qui, che non sia troppo privato, o puoi scrivere, sarebbe il top. A me risulta che adesso lo gira. Vedi? Non ho fatto chiapparlo quella volta là. Assurdo. Vabbè, avuto culo come io che lo facevo facendo l'attacco in salto. Aspettavo, calcolavo, sta per arrivare, facevo l'attacco in salto. Assurdo, veramente. Vabbè, ormai lo aspetto qui all'albergo. Dov'è? Io so che fa il giro qua, quindi prima o poi arriverà.
Cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! Ti immagini che poi è una stronzata? Questo Aspetta, cioè, mentre, cioè... casino ti dà Sì, no, ma sicuro una questo? pietra. No, questo è praticamente certo. Però... sono anche morto, benissimo. Se mi senti, ti sta inviando un audio per colpa delle buche di merda di strada, me l'ha cancellato. Quindi sentirai bestemmia. Oh my Palla. god! Yo! Signor Panda! Come va? Best giocatore Sempre questo italiano. saluto. Monzang. Best giocatore italiano di Nio, eh. Nio 2. Pazzo praticamente. Ragazzi, io ho una mezza idea di come chiappare sto essere schifoso, ce l'avrei. Vediamo se ci chiappa. No, non passava qua. No, aspetta, sono pratico per il punto dove passa di là. E quindi lo aspetto ormai di là. Qua. Devi girare qua. Io aspetto con la fiamma della frenesia. Tanto ora vediamo che arriva, guarda. Guarda. Eccolo. No, non l'ho preso. Non so neanche se riesci con questo, eh. Eh sì, perché in realtà... Ah, aspetta, la fiammata! Ma certo, la fiammata è ancora meglio. Come stai? Ah, bene, bene, benone. In realtà non ho dormito un cazzo oggi, però sto benone lo stesso. Ci sta. Ogni tanto puoi dormire poco per rivalutare il fatto di dormire di più successivamente, insomma. No! E quindi niente, siamo pronti qua per fare cose grosse su Eden. Ci sono talmente tante cose da fare che non sappiamo dove girarci. Veramente. Sta arrivando, eh? No, ho finito il mana! Merda! Cazzo, mana, Niente, cosa occupa! sto questone, cioè, no, non Non ce la fai ce più per questo coso. l'ho! Non ce Cioè, l'ho! niente. Quello che dici tu non ce l'ho. Purtroppo. Ecco, stavo bevendo mentre passava. Mannaggia. Live prendere uno scarabeo praticamente. Sì. Lo sento. È un momento. Dai, appari. Comparisci. Merda. Secondo me da qui abbiamo più una visione per quando arriva. Comparisci, bellissimo. Comparisci, coglione. No! E che cazzo, stavo prendendo un pancake. Madonna! Ha fame. Ma dove va? Ah, si fa il giro da qua. Non lo so.
Aspetta, perché ora lui ripassa qua però, eh? Aspetta. No, ho finito in mano. È velocissimo, cazzo. Eccolo, sta riscendendo. No, niente, se non lo prendo così, niente, è impossibile. Cerco su internet, perché tanto purtroppo se mi dà informazioni che sono incomplete è come se non me le date. Quindi cerco proprio come si chiama la spell, perché se non so il nome. È la spalla che usa Godric. Ma se non so il nome non so dove si Eh trova se sì. non ce l'ho. Come faccio? L'invento? Storm. Devo sapere il nome Ashes. esatto, preciso. Ma Storm può essere mille cose. Ash of War, Storm Assault, forse? Aspetta, aspetta, intanto cerchiamo come catturare questo insetto, semplicemente. Aspetta, eh. How to catch running star Elden Ring. E lì diranno il nome della spella oppure se c'è un'altra cosa. Ovviamente incantesimi. Quelle ricerca, le spade ricerca lo catturano subito. O è Storm Assault o è Storm Wall? Roger Rapier Weapon Skill, Glintblade Phalanx. Puoi avere questa spada da Roger dopo che aveva battuto Godric. Ah sì? Adesso ce l'hai, mi ricordo. Sì, però l'ho depositata. Aspetta, eh. Allora, è il momento di depositare un po' di cose anche. Allegramente. Tutti felici? Pugnale insanguinato. Partito nel reel altissimo volume. Passa il portiere. Roger. Dov'è? Sarà sulle spade. Gran spada. Eccola, striscia di Roger, Piotto. Però dice che non possiamo usarla. Falange di scintillama. Quindi Allora niente. non ce la usa quindi, praticamente, se l'equipaggio. Mi sa di no. No, la usa per finta. Ah. Secondo me devi cercare queste due ashes. Sì, fammi provare l'equipaggiare lo stesso. No, ti finge di farla, ma non fa nulla. È vero. Wingardium. No, non era quello. Comunque secondo me è Stormwall. Credo. O è Storm l'altra. Non so. Ci guardiamo subito. O Storm Assault. Scrivo Ash of War.
Attacchi con Praticamente. effetto ad alta area. Se non riesci, puoi usare le sorceries. È la Storm che usano alcuni cavalieri Storm vecchi, poi agitano una spada e fanno un turbine attorno a loro. Mi ricordo. Io mi ricordo averla presa questa art che dici, però. No, è un pestone che è quella fake. Cosa? Eccola! Mamma tempesta! Prova a vedere se è quella. Forse è quella che va avanti, ma va bene lo stesso in teoria. Questo. No, questa è piccolissima. Ora è Stonewall. Per forza. Cercate l'ubicazione di Stonewall. Pestone tempesta? Come? No, è quello che ho usato prima, che è fake. Pestone brinoso? Andrà bene. Non lo so, provessi a provare. Andiamo. Sì, perfetto! Perfetto, secondo me. Garantito, ragazzi, eh. Altrimenti rimborsate le vostre rune. Se colpisce a terra, questo è il dubbio anche. Sì, mi sembra di sì. Metto sul solito posto. Qua. Perfetto. Adesso dovrebbe tornare indietro. Oh, ho trovato quella comunque. Ok. Presa, Stormcaller, presa, la tua. Cos'è presa. che Armamento dà? avvelenato. Ah, no. Interessante. Ma soprattutto Sì, questo è figo. sì, lo sfizio e la soddisfazione di averlo ucciso in qualche modo. Comunque era un Stormcaller. La trovi che do Stormveil proprio, sì. Cioè, ancora penso. Abbiamo girato da cima a fondo quel posto e avremmo trovato metà delle cose. È allucinante, Ma sì. tu non hai fatto appunto quella parte sotto dove ci stanno appunto sti guerrieri che usano questa asce. E non sei neanche andato su quel tetto che c'è tipo un talismano, mi ricordo. È troppo grande come posto, sì. Aiara, sì, troppo grande decisamente sì, ragazzi, eh. Scarabeo. Nominiamo perché sì. Quello del video. Sì. Ok, adesso è il momento veramente di andare dove ci eravamo proposti. Come vedete, siamo partiti per una cosa e ne abbiamo trovate in mezzo altre 600, per cui. Sì, c'è anche il boss da fare lì che c'ha posto di radan, c'è botto di roba Sì. da andare anche a Vulcano Manor. Un bordello. E le quest varie. Tutte le varie quest che si possono fare. In breve è un casino. Però è anche una soddisfazione perché così noi possiamo effettivamente avere lo sfizio di fare un sacco di cosine diverse. Non sto vedendo bene la strada perché loro mi bloccano la mappa. Mannaggia loro. Allora, oh. Sicuramente
Secondo me da qui si passa, vediamo un po'. Cos'è che vuoi fare? Sempre da Alexander, no? Dobbiamo Ma andare. non sta da Radan? No, sta nel vaso gigante. Ah, pensavo fosse fuori da Radan, no? Aspetta, controlliamo, va? Forse mi sbaglio. Avevo capito che andasse là. Allora. Perché io mi ricordo che dopo che ha ucciso Radan stanno lì a festeggiare, no? Dicono grazie, ci hai aiutati. After killing Starscourge Radahn, Alexander va a Starscourge Radahn Grace. No, non abbiamo. Ci abbiamo già parlato. Dopo, Ah sì? su del Carian Study Hall, Alexander si blocca in un altro buco. Ancora? Sì, devi usare una o più oil pots, e quindi è un attacco heavy per liberarlo. In Seawater Terminus, dietro il magma Wyrm, lo puoi trovare Alexander che fa il bagno nella lava. Questo è però la quest di Vulcano Manor. Sì. Quindi fai Eh sì, me lo Wyrm. ricordo che fa il bagno della lava e c'è un drago di magma, sì. Bellissimo. Sì. Il Monte Gelmir si chiama. Exactly. Dico, ah, lol. No. Te la Ma senti? buttati di sotto. Offri morte. No, non offro la morte, offro la vita. No, morte. Bellissimo messaggio lasciato su un punto dove praticamente tu già sei morto. Adesso ho lasciato le anime a metà del monte. Questo spacchettamento SMR. Fra, tu c'hai problemi. A me darebbe noia. Sì, ASMR ti lecco l'orecchio. no. Piccola merenda, ragazzi. Come si fa sul serio? Ok. Andiamo a vedere le nostre anime perse per sempre. Dove stanno? Non le vedo. Oh cazzo, dove stanno? Hai camminato troppo. Vabbè, Adesso hai camminato troppo qui, ti restano un attimo più su. posso scendere qua. Mi ricorda Yotobi quando giocò ad Dark Souls 1. Si cadde e dice: ho sentito che se recuperi le tue anime, te le salvi e si ributta. No, effettivamente non era male la sua run Dark Souls 1. Quando non trova più l'arma è bellissima. Questo non me lo ricordo, che era successo? Aveva premuto sinistra e non c'aveva più l'arma e tipo addirittura è andato a cercare sui forum. Mi è sparita l'arma. Oddio! Che figura di merda! Certo, una scena bellissima comunque. È riuscito a trasformare una scena cringe in una cosa divertente. Magari l'ha fatto anche apposta. Ma non penso. Non credo. Cioè, non mi sorprenderebbe che sei così disagiato a capire che non devi premere un tasto, ecco. Si scherza, niente, io Toby, grandissimo. Sì, no, veramente brava persona. Che tra l'altro, me mai con la mia amica, che
che sua sorella assomiglia alla sua ragazza. E smetterò questo discorso in qua, ecco. Ah, ok. Ma sono tipo identiche. Infatti mi è sembrato inquietante, ma questa non è la sua ragazza? Assurda questa cosa. Scherzo, ovviamente. Sì. È un'osservazione. Una banale e... No, cosa osservazione. Ah, ecco perché, vedi? Non si può scendere. No, non puoi, devi andare da come si chiama? Dalla città sotterranea, devi scendere qui, e c'è l'ascensore che ti porta lì. Quindi da sotto Com'è devo che si chiama? passare? Non Nokron, non Nokron, ma l'altra, com'è la città? Quella col boss Renna. Adesso non lo so. Quella città lì, quella che ci arrivi con l'ascensore. Non Nokron. Si offra. Ok. Quindi è una zona avanzata, non possiamo andarci. Sì che puoi andarci. Basta che prendi un ascensore. Anzi, mi pare che ci sei già arrivato, si offre, c'è pure il falò. Guardiamo subito se ci smollano dalla battaglia. Non così. C'è un boss che è il... come si chiama? L'arena, bellissima. E se vai in fondo c'è questo ascensore e ti porta lì. Non ce n'è uno vicino in realtà qua, però purtroppo. Il più vicino è quello di Siofra. Però dopo devi fare la strada, insomma, ecco, fino al punto. Però Allora vai. ci possiamo provare. Aspetta. Se no c'è quello Hai di preso Mog. l'ascensore? Hai preso l'ascensore? No, Mog è chiuso. Hai preso Ok. l'ascensore alla foresta? La Questo no? Siofra. foresta dove c'è. No, mi pare che non l'hai preso, eh? A me. Hai preso un altro. Io ho preso Pozzo del fiume Ainsel. Chiusa del Ah no, fiume Ainsel. quello. E poi Pozzo del fiume Siofra. Allora è giusto, Quindi eh? vado qua. Allora è giusto. Vado a Siofra. Credo di sì. È giusto. Credo già mi fa un po' paura. Non avevo visto il coso, il bosco perché era scuro. Ok. Posso fare cavallo qua? Perché dall'altra entrata ci arrivi con la quest di Ranni, dove ci stanno le formiche. Ah Sì. no, c'è un'altra entrata, è vero. Vabbè, guarda questa prima. C'è un'altra entrata e poi c'è l'entrata che ci vai con la quest di Ranni dove ti dice la bambolina. La figure. Vabbè, tu guarda qua, sono ti con l'altra entrata, che ha Liurnia, però. A proposito, dov'è la mia statuina di Ranni? Mi è caduta, non l'ho mai ripresa. Assurdo, aspetta. È successo che mi è caduta. Ho detto, ah, adesso la prendo. E poi non l'ho più presa. È rimasta per terra. Che cazzo è? Anche a me è successo, però l'ho ripreso subito perché avevo paura, me l'ha caduto. Aspetta Sì, che non forse si mi sente stai in realtà, eh. sentendo. Sì. Ma dove cazzo è? Caduto Eccola! nel puzzo. Sarà tutta impolverata. S'era incastrata in mezzo ai fili. Povera Eh sì. Ranni, che è successo? No, che ti hanno fatto? Così rischiato anche di far prendere fuoco a tutto. Aspetta, che non ti sento. Dicevi? Sì, ha rischiato di far prendere fuoco a tutto anche. È possibile, credo, sì. Per colpa di Perché a questa. me è successo, mi è caduto delitto e castigo Sì. Sì. dietro. E non uscivo perché devo spostare un sacco di metodo, dai, lo lascio lì. Rip delitto castigo. E invece ho dovuto riprendere perché ho paura che c'erano i cavi, no? La carta con i cavi. Ho detto, ma mi prende fuoco casa per colpa di Cazzo. Dostoevsky. No, non sarebbe molto ideale. Non so nemmeno dove cazzo metterla. Ok, qua. O se no qua, aspetta. Ecco, io ho trovato il posto forse. Perché è fatta in un modo che la metti seduta su un bordo. Però, cioè, c'ha un cappello pesantissimo. Per cui adesso mi metto un pezzino di patafix sotto il culo. Mi fa risolveremo così. Oh, bellina! Fatto! Ma cos'è è un peluche, tipo? No, è una statuina Ah, proprio in è di plastica. plastica, ok. Sì. Ma proprio pesante, eh? Sembra quasi. In realtà, c'ha la pesantezza come se fosse di ceramica. È stranissima. Ah, è perché
perché io ho preso una cosa simile di Cthulhu, poi ho scoperto che era, è tipo morbidoso, Sì. no? No, l'ho lasciato chiuso. Morbidoso non è top, in effetti. La famosa vicenda della Ranni caduta sotto il computer. Che forse davvero faceva fusione Come con. osi lasciarmi qui, stupido mortale? Incastrata in mezzo dei fili, poretta. Ma che ha fatto di male? Cioè, ha sfidato gli dèi ingiusti? Questa è la ricompensa. C'è la mappa? No. Mi sembra che c'è, eh? Sì, forse in giro la trovi. Non qua. Occhio. Ancora niente mappa. Ok, qua ci stanno dei nemici incredibilmente forti, mi ricordo. I minotauri grossi. E Ah, sì. Con ballaria. ti sparano tipo delle frecce assurde, non ti lasciano mai stare. Sì. Qui c'è anche il Kale, una certa. Tipo inculatissima. Ok. E per far spawnare il boss devi accendere tre cose, sì, come queste. O quattro addirittura. Mappa! Trovata? Ok, sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo il nostro posto. Questo cos'è? Occhio che devi l'ascensore, devi aprirla con tipo due spade, eh? Ah, ce l'ho, ce l'ho. Aiuto, sono bugato sulle corna. Se Questo è il boss. solo Quando avessi accedi tutto fiore. devi venire qua. Si Sì, anima? quando hai acceso tutto devi venire qua. Oh, cazzo. Sì. È Aspetta, già stato so. bellissimo sto boss. Guarda, caverna. Lol. Probabile nemico debole. Per adesso. No, non è tanto forte, mi ricordo. Ok. Però forse si riferiva al suo stato attuale, cioè esanime. Eh sì. Piccolo oggetto nascosto preziosissimo. Da cosa lo determino che è prezioso? Vediamo. Mi pare c'è anche un seed da qualche parte. Ah, arco di Però corno. sopra, tipo di far parkour. Bello. E rune aura 6. C'è un seed tipo su in alto, tipo su dei tetti, di camminare sui corridoi. C'è un seed. Ok. Ho un arco che vuole int e des. Benissimo, le uniche due stat che non facciamo. Però è figo, Vaffanculo. devo dire. Vabbè, quando avremo stat da buttare con le rune si può fare Salve, signor Jerry Scotti. anche. Salve, Jerry, sì. Ciao. Ma perché mi dice utenti tornati in chat se tipo c'erano ieri? No. Ecco che inizia con idratati. Idratati. Come va? Idratati come va. Bene, bene, te. Scarichiamo via la birra, va. Siamo un po' ripetitivi? Ma hai capito che Slenderman 4? Bene, sto ricordando. Ah, è vero! Aspetta, rispiegami ancora una volta che non l'ho capito. Sto ricordando a mia sorella di 8 anni che è una fallita vedendola piangere. Ma come? Piagne, eh? Beh, sì. Anche noi diciamo piagne, eh? Dalle nostre parti. In
Incredibile, location rivelata di Godretta, Umbria. Un muflone umbro. Adesso si triangolo e vengo dentro casa tua. Niente, tocca. Qui è morto Sabaku, me lo ricordo. C'è Godo. proprio. C'era una clip che è morto in questo punto. No, sono spagnola. Cioè, ma io ho capito però che io offro il rompo. Il rompo sarebbe. Ma sì, che sei spagnola l'abbiamo capito, però avevo capito che cioè attualmente sta in Italia. Cioè che è di Barcellona, ma sta in Italia, me lo sono immaginato. Sì, Catania. Appunto. Ah, ecco. Ok. Mi era sfuggito Come io che questo sono congolese e abito in Lombardia. che. Esatto. Come io che sono polacco Vabbè, tutti e. bestemmiano tanto, quindi non è che. Sì. Sì, questa cosa è più del nord della bestemmia, però noi approviamo, lo sai che ti stimiamo per questa Hai cosa. saltato una roba da accendere. Ah, sì, vabbè, si può fare anche dopo questa. No, no, io non ero qui per farla, però siamo proprio Però vicini. accendi, no? Ci è passato proprio davanti, eh? E quello è il fatto. No, vabbè. Con mio fratello che è un mongo e convive con Ah, questa che c'è ragazza da di male 19 essere mongoli? A me piace i mongoli, quindi. anni. È un bel popolo, dai. Che te hanno fatto? No, si scherza. Scherzo, sì. Si intendeva l'etnia. C'è un'altra destinazione qua. Aspetta un attimo, non resisto, devo andare a vedere, devo scoprire. Eh sì, ho capito che si era, ma si scherza, prima di dirlo, se no. Correttore, Ma non puoi mettere un timer a sidratati? Il cooldown dici? Sui sound alert? Sì. Qua mi sa di no. 4? Ah, tu mi vuoi far morire. Vabbè, però a questo punto bevo l'alcol. Ce l'ho qua. È un sorso ad idratati perché sennò esplodo. Ok, dove siamo finiti? Ci ha teleportati? Ma è inutile questo teleport. Vabbè. Sì, ti fa andare più avanti, quindi addirittura rischi di saltare delle torce. Ara, ara. Comunque, il Stiz, mi ricordo, è in alto sulla sinistra. In alto sulla sinistra? Ok. Ci conviene rimandarlo proprio adesso, perché tanto se ne prendiamo uno non Sì. ci dà nulla, purtroppo. Tu vuoi andare a fare lì? Vuoi Voglio andare su da andare. Kaelid? Sì, ormai sì. Avevano Oh sì, detto. corri, arriva in fondo che c'è anche una grazia. È No! qui il Sid, me lo ricordo. Su queste ammassi qua di rovine. Posizionamento! Non sembra tanto OP, posizionamento. Dipende in che posizione. No. Comunque sì, corri fino in fondo che c'è una grazia e ti prendi checkpoint là. Ok. Ah sì, ara ara. Eh sì, il Sid è su queste rovine qua, a sinistra. Me Allora lo ormai ci ricordo andiamo. adesso. Sì. A meno che Ah! ci siano altre rovine simili. C'è ancora luce. Lo vedo! Lo vedo, lo vedo, Ci hanno lo vedo, accostato questi minotauri.
Oddio, pure il ratto gigante. Sì. Ma quanto è enorme sto posto, aiuto! Vabbè, prendiamo il nostro Anor seme. Londo questa. Tipo Dark Anor Londo. No! 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 Ara, Perché ara. È il sei sapore di slittato? morte. È proprio il sapore di caduta e sconfitta. Vabbè, riprendi gli anni e poi corri a dritto. Perché sono i sorsi di birra che mi ha fatto bere Godret. Colpa sua. Io Eh sì. non c'entro niente. Ancora altri due ne devo fare. Anzi, li faccio adesso perché sennò mi scordo. Ancora uno rimane. È una buona birra. Ho preso una IPA che è una birra molto fruttata. Molto molto buona. Sì. Infatti a molte persone non piace. Allora ragazzi, ci sarebbe una cosa interessante qua, perché io ho già visto che si sono divertiti gli smandrapponi della Sì, From a qualcosa c'è, mi ricordo. mettere qualcosa qui, esatto. E quindi ci andiamo. Però non qui, ma laggiù, forse. Anche a destra magari puoi andarci. Scendo a cavallo perché è meglio così. Evviva messaggio. Chiave della spada di pietra. Ottimo. Ci servirà. Ok. Ah. Oddio. Ultimo sorso. Dopo questo praticamente ufficialmente ubriaco. Madonna, però stai fermo qua, devo chi sto cavallo a sto punto. Ma parte davanti! È pazzo! No, stasera voglio mangiare qualcosa di buono. Quasi quasi involtini primavera ci starebbero Il voltino primavera, no! L'isoflitto. Liso. Ne voglio le mie anime, sia chiaro. Sto pazzo! Ok. Un ricado, ragazzi. Ok, ma come ho fatto a cadere prima? Boh. Assurdo. Ok, ce la faremo a prendere sto ascensore o troveremo altre 600 cose che ci distraggono? Avere la DHD be like, questo, praticamente. Bello sto posto. Qui c'è un cristiano morto. Saetta runica. Sicuramente sarà un Ah, personaggio certo. importante, sarà uno che è stato lì, è il corpo di un fantasma che ti invade. Adesso vai dritto, c'è una grazia prima dell'ascensore. Runa aurea, vai così. Oh, che sparate? Sì, questi danno fastidio adesso, Hanno mi iniziato. ricordo. Sì. Fanno due fatiche. Prendi la grazia per sicurezza. Dove sta? Non la vedo. E mi pare sotto, a sinistra.
solo Se avessi mi ricordo fuoco. bene. Sì, hai ragionissimo. Ok. Attenzione, il dottor Zhang anche oggi ha avuto ragione una volta, eh? Assurdo. Una volta ieri e una volta oggi, pazzesco. Ok, due hai detto? Chiavi da Mi sa spada? di sì. Vediamo. Ne metto una. Ok. No. No, ci sarebbero due gargoyle. Ah, ok. Pensavo aveva due Eh sì. fronti, due teste. No, ci sarebbero due gargoyle, allora confondo qualcos'altro. Meglio così. Ah, bellissima sta ascensore. Infinito. Sì, direi che percorre un po' di strada. Infatti adesso se muori nel PvP, che è possibile visto che sono tosti, respawni qua, devi solo prendere questo ascensore. Top. È la svolta veramente, Mi ricordo che ti danno tipo un talismano forte, non potevi sbagliarmi. O che ci stanno e uccidi i giganti perché sennò ti raspano durante il PvP. ragazzi. Ah, cazzo. Eh Perfetto. sì. Quindi li rimuoviamo dal gioco, È perché uccidendoli. c'è proprio quel gigante che ti spara con l'arco. Perfetto. Ah, è arrivato Amazon, arrivo. Ok. Buon loot. Amazon. Breccia. Scudo chiodato. Sta cercando di bersagliare anche l'altro. Purtroppo non siamo riusciti a fare attacco con il colpo di grazia, raga. Ara ara. Pestami, sì. Becca di sta martellata in salto, coglione. Già caduto? Lezus. No, non è caduto. Lezzo. Ma era tutto contento col suo loot. Oddio, da quando fanno sto sputo di fuoco? Infatti non avevo mai visto questa animazione io. Cioè, sembra tipo che cade. E in realtà si vomita addosso fuoco. Ora è caduto veramente, sa? No. Ora no. Niente, è impossibile che appare un coso gigante, raga. Impossibile. Ha rifatto la stessa mossa. Ora ci muoio, eh. Sarebbe alquanto divertente. Ma sto facendo due mani? No. Ma quanti buff c'hai attivi? Oddio, è vero. Minchia. C'ho la runa. No, la runa no, che sono morto 600 volte. Non è possibile. C'ho tre amuleti. C'ho il buff. Non so. Di che altro c'ho il buff? È assurdo questa cosa. Ah, uno mi sa che è dato anche dalla chest. È però lo stesso dell'anello. Quello che alza danno in salto. Ah sì. Freccia grande.
Ok, abbiamo ucciso due giganti Smandrappafava. E quindi adesso possiamo andare Adesso qua. se vai in fondo ci sono i simboli di evocazione, no? Salve! Idratati anche lui. No! Mi è entrato con la birra, ti sta bene? Buonasera. Grande, Fony. È arrivato. Ora puoi vedere il segno di vocazione rosso del Cavaliere del Grande Vaso. Lo Ah sì, vedo. che c'è il vaso gigante. Cavaliere del Grande Vaso. Dovrebbe esserci simboli rossi, no? Sì, già evocato. Sì, che sono tre. Non perde tempo in cerimonia, eh? Ovviamente sempre bugare, importantissimo ragazzi, bugate la telecamera più possibile sui muri. Sono morto. Roll. Buon proseguimento, raga. Devo Ah, cosa andare. che... Ciao, Ellie. Salve. Alla prossima. Buon proseguimento a lei. Altri due sorsi. Oh, cazzo. Sto finendo veramente la bottiglia. Dicevi comunque? Che mi sa che se muori dopo aver ucciso uno, devi rifarli tutti. Vabbè. Sai, per me sta sfida è stata una cazzata. I miei amici ci hanno sbadonnato e poi mi hanno spiegato che è perché avendo le armi pesanti li stunnavo. Ah, devo uccidere anche i giganti? Ah, cazzo. Vabbè, dai, lo Sì. facciamo più avanti questo pezzo, dai. Facciamo così. Vai, vai. Tanto abbiamo sbloccato l'eventuale grazia. E basta. Però in realtà non possiamo teletrasportarci finché. O se no scappiamo manualmente. Madonna, che cazzo di danno fa sto arco. Al massimo ne apri una. Morto cavallo. Ottimo. Oddio. Di solito ne bevo metà. Quindi. Berrò acqua. Però, comunque, tanto in realtà quando io lascio la birra il giorno dopo già fa schifo. Per cui sarebbe caso di finirla, insomma. In realtà. Ho visto un video di uno che faceva tipo la dieta di Homer Simpson per un giorno, Sì. tipo 9 birre e 25 calorie, 25.000 calorie al giorno di cibo. Oh cazzo. Mazzecole, insomma. Ah, Sì. Vabbè, per un giorno, eh. un giorno va bene, dai. Quali boss ti mancano? Allora, ci manca tutto quello che riguarda Altus. Tutto Altus. Cioè, abbiamo fatto solo Godric, Rennale, Radahn. Sì, praticamente dei grossi, sì. E anche Nokrom. Va fatta, Nokrom, con Vabbè, intende i boss principali, non devi elencare tutti i boss, no? Figurati. la N. Vabbè, Nokrom è un posto abbastanza importante, in realtà. Però sì, in realtà come trama siamo a metà gioco. Sì. Quasi. Diciamo che metà gioco è la capitale. Sì. Non so perché, ma Nokrom mi sembrava una parte importante, insomma. Si vede che mi affascina molto. Eh no, più che altro un po' dire, ho fatto il boss orso in questa caverna, i principali in gioco così, quindi...
Sì, ho fatto omino di vetro, omino di vetro e omino con mazza di vetro. Poi ho fatto orso dentro caverna, come hai detto te. Poi ho fatto. Drago di magma 1 e 2. Sì, esatto. Poi, che altro? Statua gatto con spada lunga di pietra, 1. Spada gatto 2, statua gatto 2, statua gatto 3 con un altro gatto con invece la staffa. E tanti altri simpatici amici. Bro, aiuto! Che è successo? Che succede? Mi hanno dato uno stack moddato di rune del Lord. E quindi? No, cagato tutto adesso. Bannato? Ho 10.000 rune del Lord. What? Rieccomi. Hello. Ti saluto con una rara. Ara, ara. Orso? Tocca menarlo l'orso. È un po' puzzolente questo orso però, eh. Poretto, ma guarda che fine! Madonna! Oddio, fine forse è un po'. Accelerato la situazione. Aiuto! No, poretto! È ricrollato! Mi fa troppo pena, dai! Però va ucciso, ragazzi. Per forza. Si frappone fra noi e la nostra strada. Ha usato attaccarci. Oh! In realtà ho molto rischiato di morire. Ah, si sta facendo la mega presa. Scusate, ora leggo la chat. Mamma ha detto di non fare sporcare le mie sorelline piccole con i trucchi. Sempre io gli dico: lo smalto si usa per la faccia. Ma certo, esatto. Ma anche possibile droppare 10.000 rune del Lord in 2 secondi. Insomma, idratati. Ah, guarda, l'ho letto giusto in tempo. La mia domanda viene spontanea. Che cazzo ci fai con 10.000 rune del Lord? Cioè, ce l'hai adesso, e Le quindi? usa per arrivare a livello 700. Ah, ok. Ah, beh, perché immagino che si parli di numeri super alti adesso, veramente, per fare un singolo livello. Di arrivare a livello 713. Cos'è? Oddio. Chiave da spada di pietra. Messa in un punto dove. Ottimo per cadere giù. Ok, no, non sono caduto giù. Incredibile. Ho minato un rutto, ho traumatizzato mia sorella a vita. No! In realtà forse un modo per arrivarci subito. Te lo auguro, fra. Ok. Ah, giusto, dobbiamo fare anche le catacombe dei caduti in guerra. Ok. Oddio, catacombe più luride di sempre. E ne abbiamo una anche le Jurnia in realtà, che non abbiamo fatta. Facciamo quella prima, vai. Tanto intanto si chiacchiera. Ho un amico che può usare i mod per i giochi, ma solo quelli offline o semi online. I don't like this. Più o meno a 8 anni mi erano sembrati belli i cheat, però poi dopo già a 9 anni mi sono sembrati luridi.
fatto solo una volta, come dissi, ma lascia stare. Poi ti racconto su TG che cosa è successo. Ora sono curioso. Il mio massimo accettare qui sarà usare le rune potentissime di vendetta che ci ha dato per recuperare eventuali perdite da cadute stupide e roba del genere. Sono stupenda. Su che base possiamo valutarlo noi? Pietra foggiatura funerea. Ok, qui sotto simpaticamente c'è una rovina dei non morti che dovrebbe essere anche bassa per noi. E quindi andremo molto agevoli. E qua? E io mangio la morte. Che la do. Ah, capito. Energia, certo, chiaramente. Sei una curatrice, dai, curi l'energia, la vita. Io vorrei azzardare che qua sotto c'è un passaggio, vediamo. No, niente, scherzavo. Ha già sbagliato. Martello, sempre buono. Un'altra catacomba uguale a quelle delle Giusto un pochino. Purtroppo sì, queste sono. Se, a parte, insomma, come si dice? Le strade nello specifico, insomma, che cambiano un pochino. Le texture sì. sono quelle, sì. Purtroppo sì. Però magari ci trovi quell'oggettino unico. La cosa pallosa che succedeva, per esempio, su Oblivion, stessa cosa. Tre texture, cioè, no, forse due. Due tipi di dungeon, rifatti 100.000 volte tutti uguali, e cambiava solo Su il cosa? loot. Su Oblivion. Ah, non mi è venuto in mente Bloodborne, che tipo i cali sono tipo tutti uguali, i chalice. Sì, vabbè, ma quello perché è un posto che non fa parte della storia. È tipo un, come si dice? Una Però simulazione. dicevano, oh mio Dio, il primo Souls con i dungeon generati in modo randomico. Sono letteralmente tutti uguali. Sì. No, no, ma chiaramente l'idea è molto bellina. Perché Chiere, non sai cosa ti puoi trovare, e poi magari trovi un seed che è figo. Il famoso cum, no? La sbo. non ho capito chi hai detto, ha dato il vecchio, signorina Godoletta. Ma sei vecchio. Ah, buco, quindi prova a perforare. Buco, tocca Io perforare. perforo sempre. No. Confermo per la prima. Cos'è? Qualcosa qui. La mano? No. È. Tizio gigante. Oh, questo è stronzo, Chiesto a chi hai dato del vecchio. Vabbè, che poi mica un insulto vecchio a questo punto, eh? No?
Ah, Eddard. Mi sembra ovvio. Io sì, io sono un vampiro mortale. C'è qualcosa qua. Oggetto sicuramente inutile. Elmo specchiato da Nox. È utile. Fosse l'elmo calzadanno. Forza. Invece no. Mi sa che si muore però questa volta, eh. Incredibile. Dovete sapere che nella mia famiglia c'è molto l'uso di non parlare dell'età. Perché generalmente siamo tutti super giovanili. Io mi sento vecchia. Lo sei. Ma va che sei giovanissima. Ma avrà 90 anni. Da come parla, più o meno direi 90-95 anni, dai. Sempre giovane rimane. Oh, questo è l'atteggiamento giusto. Grande Fony, vedi? Sta imparando le usanze di famiglia Eldart. Attuali, stiamo finendo le cure. Da me si dice che dopo gli anta si inizia a essere vecchi. Ecco. Dietro, probabile saggio. Io avrei messo probabile poeta, ma secondo me non c'è proprio la parola poeta qua, quindi. Pacciani? Esatto. Sei nel mondo. Guarda che sono veramente lezzi sti tizie. Non cura niente, cura. Io conto che di sempre alla mia bisnonna che aveva 98 anni. Io vado, arrivederci. Buona cena, goderetta. Mi raccomando, ringiovanisci un pochino che. Ciao ciao. Io vado a farmi una doccia, però vi lascio con la live aperta. Oh, ok, mi lasci l'orchino? Thanks. Buona doccia. Non pensi troppo. Classica cosa base da fare nella doccia. Pensare troppo. Per l'appunto. Anche se ga no. A ognuno il suo, dico io. Au! Mi sta sfuggendo qualcosa qua, eh. Ok, ragazzi, c'è una strada qua, ma non so qual è. Intanto abbiamo recuperato una saetta runica e praticamente abbiamo un livello, cosa che non è poco, perché adesso veramente, come dicevamo, livellare per il posto in cui siamo inizia a essere difficoltoso. Però dovrei capire anche dove cazzo sta sta leva. È per livellare ormai i boss, eh.
Sì, praticamente, sì. Mi ricordo che Maligna Energy Plus da tipo 2 milioni. Cosa? Sì. Dicevo, vabbè, farmo un po'. Faccio il Game Pass e vado da Maligna in fretta. La via è qua, ma non ci riusciamo ad andare da qua. Hai aperto il manga che ti è arrivato? Sì, infatti inizio a leggere Scum Wish, mi sa. Top. Ma quanto manca alla Ultimo fine? volume. Ah, l'ultimo? È questo. Assurdo. Sì. Se non finiscono insieme, io lo vendo sto manga, te lo dico. Ma sicuro. Scumbush. No. Vi porto un po' di crown da voi. Oh! No, no, grazie. Cum wish. No. Sì, Kumui no. No, grazie, Godoretta. Ciao. Ciao, no, no. Bye bye. Tocca scendere qua. Era chiaro. Certo, l'energia, certo. Intendeva questo. Come Goku. Alzate le mani! Sulle mani! Ti immagini se non alzava solo la destra, no? No! C'era un problema in questo caso. Questi nemici sono piuttosto violenti, cioè. Fortuna che il martello è veramente una cosa distruttiva. Quell'altra cosa la dà solo ai vecchietti per l'eredità. Scossa? Va bene. Quindi quell'altra cosa, se dai energia, è il mana. Dai il mana. Oddio, però su Fate trasmettere il mana effettivamente è macellare. Sto gioco l'abbraccio. Sì. Master, mana transfer. Ok. Aspetta che mi tolgo i vestiti. Io non conosco nessuna parola di 5 lettere che inizia con F e finisce con A. Quindi mi sa che hai sbagliato un po' i calcoli. Perché a Catania si dice con due C. O con l'H in mezzo, visto. No. Siamo invisibile? L'H Ma in devi mezzo alle andare a gambe. mangiare tu poi. Sì, infatti. Orny moment. Hai un H. C'è un tatuaggio. H in mezzo alle gambe. È sicuramente il tatuaggio di cui sta parlando. Sì, vedi? Conferma. Era chiaro. Oh, si può fare backstab a questo coglione. Cenere di paggio. Che bello rompere la stanza, nemici. Oddio, guarda con che vita siamo. E con quante cure siamo. Adesso ufficialmente a zero.
siamo letteralmente davanti a... Aspetta, eh. Qui sento odore di gank, però io... Aspetta un attimo. Vai. No, perché uno l'aveva ucciso. Stava qua, infatti. E c'era un gank veramente. Vabbè, agli anziani do la fedelità e divento ricco. Eredità. Quindi, se sono anziani, automaticamente hanno un'eredità cospicua per forza. Sì, non che tipo sono poveri come la merda, no? Allora, io la porta l'ho aperta, però in realtà non mi ricordo dove era la porta. Suppongo l'inizio, come sempre, però... Sì, ok. Urge curarsi. Ok, leva, cerchiamo di non morire sul buco. Prendi l'accento qua. No! Con Valerio sepolcrale 2. Questo è buono. Cioè, meglio un cazzotto sullo stomaco, insomma. E niente, semplicemente usiamo una mini runa e facciamo davvero un level up. Tipo questa, una. Nuovo livello. Dicevamo, tempra 20, ci è piaciuta. Fede. Fede 20, attenzione ragazzi. Boss. Siamo a livello 75, 77. Si inizia a essere quasi rispettabile. Quasi. Ovviamente Sì, vado. soprattutto da come scrivi, no? Ho già capito tutto della vita io. Allora, secondo me, un piano che avrei fatto se ero donna io, il primo investimento è rifarmi le tette. Subito. Terza abbondante di tette rifatte, subito. Altro che. Come ma la Madonna? Esatto. Preciso. Prima della patente. Prima quello, prima della patente può aspettare. Ok, mi faccio vitalità. Curiamo il mana. E siamo pronti a evocare e affrontare quello che ci aspetta. No, altro gatto. Che cazzo, tutto sto casino per affrontare un altro gatto con la staffa? Vaffanculo. Questo però in realtà attacca con la scintipietra. Non mi anche gli altri lo facevano, non mi ricordo adesso. Siamo a Liurnia, vabbè. Nemico imbattibile. È stato molto più complesso Un altro fare. gatto. Sì. Lo dicevo, infatti. Grazie, grazie dell'aiuto insostituibile. Un nemico veramente. Non so perché siamo venuti qua a fare sta cosa. Non c'è bisogno di rifarmi le tette, le ho perfette, possono confermarti tutti i miei amici. Perfetto in che senso? Che vuol dire perfetto?
Io penso, cioè, potenziare quelle alza le chance di riuscita di qualsiasi roll di dado, di qualsiasi cosa randomica nella vita socialmente del 300%. Va bene, skipperemo un attimo il dungeon, quello di Radan, perché ne abbiamo appena fatto uno adesso e mi cadono le palle, per cui. Ma poi è difficilissimo quello lì, eh. Ah, ok, perfetto, ho ottima ragione in più per. Sì, fidati, le mie sono molto belle. Peak or didn't happen? Bisogna dimostrarlo, altrimenti. Eh sì. Parole, siamo bravi tutti. So se come Mickey dice. Ho umiliato uno stile, ma la prova non c'è. Quindi, finché non c'è prova, non si può credere. Incredibile quella vicenda. Ma Miki non è più passato, veramente. Mi sento che mi manca qualcosa nella Ma non lo vita. stai facendo Yu-Gi-Oh! Sei un pezzo di merda. Hai ragione anche te. No, non è vero. Perché un giorno l'ho fatto un botto e non è passato. Anzi, anche due Eh volte. sì, è vero. Ma era tardi, dormiva. Ah, ok. Puoi chiedere a tutti i miei amici e compagni di classe. Sì, guarda, dopo ci parlo, che riesco sempre, insomma, con loro, quindi. Li Sì, li conosciamo tutti. Ma conosciamo tutti. Allora, signor Zhang, basta perdere tempo, eh. Ci dica cosa bisogna fare adesso, decida lei. cosa vuoi Altus fare? o Nokrom? Oh, Nokron? Cosa nella tua. Facciamo Nokron così non ci pensiamo più. Vai. Ci dobbiamo guadagnare il Devi piacere di. trovare il pezzo di coltello per l'anni. E se riesci fai anche lì il boss della lacrima riflessa, che non è tanto lontano. Ok. Toccato giusto a questo, l'ho rimandata un sacco, perché giocavo con il mio amico, non c'ho voglia di vedere la guida. Però se ci blocchiamo cerco io. Perfetto. Cioè non mi ricordo il punto in cui. Salve, Akane. Il signor Eddard le lascia completa libertà a Zhang. Ecco, non abusi del Eh suo sì. potere, eh. Hola, yo. Yo, girl. Fate un applauso anche alla girl, che ha fatto una cosa molto giusta. Ha iniziato Blue Archive. Sì, pazza. Benvenuta nel clan dove non c'è ritorno. Talmente pazza. Una grande. E ha trovato le 3 stelle Aruna, che è un 5 praticamente, che è la gozzona del club dei gourmet, cioè vuole mangiare tutte le cose sfiziose. Com'è che no? No, 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 assolutamente no. L'ha solo chiamata, come l'ha chiamata? Animale guida. Spirito guida. Qua? Più avanti servirà capriola. No. Ridimmi il nome che la cerco. È ripartito. Rieccoci, ragazzi. Dai, non ho fatto in tempo a scriverlo Vabbè. che è ripartito, dai. Tollerabile. Ci sta. Arrivo io e si rompe tutto. Si vergogni, Sì, eh? è cursed. È cursed. L'hai vista Aruna, quanto è bellina? Sì, ho visto. Cioè, la sua versione mangiona, cioè che fa parte dello stesso club, che è Akari, che è un 2 stelle, bionda. E quando mangia, si tiene la pancia. Io pensavo che fosse per un'altra problematica, che si tiene la pancia, che non dirò. Ma invece aveva solo fame. Che è incinta. Sta crescendo bene. Ecco, che ha visto la mia mente. Ok.
siamo a Nokron, cioè l'entrata di Nokron. Vedi un silenzio quasi disturbante. Non c'è più opportunità di usare cavallo. E l'aria è pesante. Cioè, sentite un odore acre. Intanto ci stanno anche i cavi del crogiolo, se non mi sbaglio, in giro. Ottimo. La descrizione base di Dungeons and Dragons. Se entrate nella grotta e sentite un odore acre. Non è colpa mia. Ma bellissimo questo silenzio. Colpisce fortissimo. Che scelta perfetta. Cazzo, ti sei fermo al piatto, veramente? Wow! E poi parte la musica. Questo è molto Lovecraftiano. Oddio, più o meno. Come no? Cazzo! 100%. È perfetto. Ci sono gli slime. Sì, me li ricordo, cazzo. Simpaticissimi. Quanto lucidi poi, sembrano una palla. Sono troppo belli. Dice che qui sotto si può scendere in realtà. Sì, cazzo. No, no, più avanti sì, perché c'è proprio parte della quest di Ranni, mi ricordo, alla guida. Che sono le mie palline rilassanti? Gli slime, quelli che usano i giovani d'oggi. Oh cazzo, sono inquietanti però, eh? Non ti hanno preso con neanche un colpo. No, come sistema di sorveglianza sono abbastanza, come si dice, deludenti. Però sicuramente danno l'idea di alieno, insomma, alieno estraneo, strano, insomma, ecco. Questo l'effetto lo raggiunge, insomma, secondo me. Poi soprattutto il colore mi colpisce. Questo metallico che dovrebbe essere, no? Metallico ti fa pensare subito a tutto tranne che liquido, e invece loro sono proprio così, semiliquidi, semisolidi. Super figo. Sembra metallo liquido per l'appunto. O ricorda quel Se appunto Terminator. sono alieni anche perché la lacrima riflessa imita te, che ci Sì. sta. Fichissimo. Ah, un aspetto familiare, come un sogno. Farfalla nascente. Quindi troviamo qua l'oggetto per invertire l'accademia, vero? Sì, o forse più avanti. Mi sa che più avanti devi prendere il pezzo di spada. Rimedio del dito torto invocatore. Circo. Visione di forziere, ma non lo è. Lol. Sì, te la darà Ranni dopo che gli dai la spada. Ok. Che le dai la spada. Guarda spada. No.
effettivamente la vai a sposare, per cui non sarebbe poi così strano, eh. Ma belli sti zombie, mi piacciono tantissimo. Sono super inquietanti. Oddio, che danni! Ma sono Carne bianchi. bianca essiccata dalla chiarezza, ma che nome è? Sembrano gli alieni di XCOM. Oddio, è vero. Sono pallidi e in questo bianco. Se è il sangue che fa molto effetto, in effetti, cioè, colpisce, insomma, visivamente. Tu ti sei segnato tipo le cose che ti sei lasciato indietro, vero? Tipo? Tipo appunto la sala studio cariana, quel tizio ai campanili che hai lasciato vivo. Sì, sulla mappa quello dei campanili, sì. Le Ok, sì, tartarughe, semmai sì. ci dimentichiamo a fine gioco. Sì. Beh, sicuramente qualcosa con la vastità di questo gioco ce la scorderemo, eh. Vabbè, se te li segni, no? Sì, no, no, fino adesso l'ho fatto. Quasi vicino alla lacrima. Ah, top. Globo cinere della convallare spettrale. Oh, questo è forte. L'oggetto. Tanto la convallaria non so niente, non mi ricordo come si trovano le lastre, per dirti. Ah sì, la corrispondente lastra, certo. Eh sì. Bella domanda. Mi hanno distrutto. Questi. Ma sto scudo non viene mai giù? Madonna. No. Hanno solo uno scudo, è bellissima sta cosa. Idratati, c'è ancora birra, ragazzi. Risolvo subito. No! Aspetta, eh. Ancora c'è un Oh, po'. avete riscattato? Madonna, quanti dati avete riscattato? Penso 16. 12, 16? Vergogna. 16. Ovviamente non li rimborserò. Bevuti. E ho ancora i punti Sì, a. Oh appunto. merda. Ancora per poco. Ah, questi nemici effettivamente potrebbero essere pericolosi, cioè ci siamo morti prima, quindi andiamo avanti. Lacrima di larva per rebornare, e ne abbiamo due. Sì. Mia canzone preferita comunque, Crab Brave ormai. È bellissima, io l'adoro. Sei il boss, prova a fare la cagata. Ti togli l'arma proprio dall'inventario. Sì. Fai spawnare, poi te la rimetti. Ah, bellissime queste ceneri. Lupita? Perché? Che c'ha Sono le di ceneri proprio degli scudari. Sì. bello? Ah sì? Vediamo. Ragazzo sta. Cenni di oplita. Evoca gli spiriti di 5 opliti. No, vabbè. Bellissimi. Devo usarla sta cosa. 5 obliti, così.
nome strambo. Nome ufficiale del tipo di soldato, insomma. Riprendiamo quelle 10.000 misere anime. Tanto usano quello scudo che è direttamente al Dark Souls 3. Ah, Quello sì? piccolo rosso. Sì. Qui ci sono delle convallare che prenderemo allegramente e ci faremo il pesto. È vero, poi quando sono arrivato la seconda volta dalla lacrima riflessa, ho lasciato a duellare da solo con la mia lacrima. Bellissimo. No, bellissimo. Dio, un momento pensavo cadessi. Tutto bene, tutto regolare. Ah, è come un sogno. Ah sì, occhio alle vecchie. Ci sono delle vecchie assurde qua. Eccola. Ma non sono i coltelli queste? Guarda che sono i Sono quelle coltelli. del 3, sì. Però i Hanno un coltelli. botto di vita per essere degli omini, comunque. Sì. Ah, sono i neri coltelli, dici? Mi sa di sì, eh. Infatti Ah. ce l'hanno sfondati. Posso dire una cosa? Se non è una cattiveria verso qualcuno, sì. Verso il sottoscritto può dirla, ma verso la chat no. Forti, eh? Veramente forti come nemici. Sì. Torna in cucina. No. Auguro veramente che arrivino sempre più folli perché te li meriti tutti. Oddio. Grazie. Mi sciogli il cuore, man. Grazie veramente. È bellissima questa cosa che hai detto. Era meritato. Guarda, io sono sempre stato appassionato dei videogiochi e qui in questa realtà in cui vivo, questo sputo con manco 4.000 abitanti, non ci sono tante persone appassionate. Per cui sono felicissimo di condividere questa passione insieme, chillare, scherzare. Come vi dicevo l'altra volta, qua dentro si può essere grevi quanto ci pare, insomma, finché si accanisce verso qualcuno, insomma. Si scherza, si ride. E ci portiamo avanti belle perle single player. E poi grazie al fatto che ho iniziato a streamare, effettivamente mi sono riapprocciato anche ai giochi online, quindi si può certamente giocare insieme a un sacco di giochi, su Steam e su console. Tanto c'ho tutto. C'ho Switch, Play 5 e PC, per cui si può far tutto. Ci siamo noi tranquilli, al limite del bannabile ovviamente. Esatto, sì, esatto. Tanto voi siete svegli, avete capito come si dice, la tattica perfetta. Infatti non siete mai stati inopportuni, per questo vi ringrazio. Al limite è la tattica. Per fare una stilettata a questo, come si dice, questo periodo di fascismo espressivo che stiamo vivendo, insomma. Speriamo che un giorno potremo parlare più liberamente senza che i fiocchi di neve si incazzino. Ma per carità, anche io sono un fiocco di neve. Sono super permaloso. E ho imparato un pochettino a prendermela meno delle cose. Se ci sono riuscito io, dai, su, arpigliatevi, dai. Sì, Togliti l'arma. signori Twitch, noi siamo puliti, giuro. Mai, sì, mai bestemmiato, mai alluso a nulla di Non abbiamo mai bannabile. cantato una canzone dei Polaretti in live. No, nessun polaretto, no.
Immagini che spunta con l'arco. Tolto tutto. Vado. Contropugni ci sarebbe. Falla uccidere a Luther. Guarda, Spara anche bella. senza armi. Sì, senza armi. Ma no, è veramente rotta sta cosa, però. Sì. Fregato totalmente. Poretto, guarda, se ci sta prendendo pugni. Lui conosce solo bastone e bastone. Se arriva una freccia rido. Perché sì, perché inizialmente mi stavo scordando di togliere l'arco. Sì. Poi sarebbe stato bello se capiva di usare l'arma 2. Ecco. Sì, non c'è cazzo. Questo era un esperimento carino però, eh. Perché nella vita devi affrontare te stesso, delle volte. Inutile anche contro un uomo disarmato. Esatto. Sto cercando l'oggetto che blocca la cura, ma no, vado a trovare. Eccolo. Perché non me lo fa tirare il vaso? Ma ce l'ho. Non ce l'hai? Boh. No, no, ne ho due. Ti serve mana? Ah, può essere. Proviamo. Sto combattendo contro me stesso nudo. Bellissima questa cosa. Con i pugni nelle mani. Sì, serviva mana. Non si può più curare. Cazzo, è stato forte. Occhio che pure a pugni fa male. Nell'orgoglio però. Se ci sconfiggeva a pugni, noi con tutto questo armamentario, era molto un colpo all'orgoglio. E alla dignità. Che c'è scritto qua? Fa attenzione, gambe, quindi offri testa. Guarda, gambe! Ah, magnifico. In effetti manca un po' la testa. Qualcuno sarà un po' innervosito, mi sa. La spaccata. Oh, ridendo e scherzando, 23.000 anime, non sono proprio poche. Adesso sei nella parte in cui c'è. Ci sono sempre le torce da accendere. Mi pare ci sono quelle volpi giganti assurde. Qua. Vediamo. Che l'hai affrontata una ieri e sta facendo schierare. Prova persona agile. Cavallo. Ma no, aspetta. Oh. Dov'è? Ok. Pietra forgiatura funera 5. Va bene, non si butta via. Grande Proviamo a prendere ponte. ad Altus il coso, il globo Sì, far. delle pietre, che è tipo all'inizio della capitale, fuori. E Sì, bisogna gli strumenti, per così lì dire. vicino c'è Guarda, anche il anche tu. Ok. martellone, sì. Perfetto. Sempre nello stesso dungeon, dici? No, ma è lì vicino. Mi Ok. ricordo, è una carrozza in mezzo all'erba. Più avanti persona crudele. Vuol dire. Sono quelli che Ah. dicono che puoi saltare. Ok. Lezzi, siete lezzi. E per nulla divertenti. Quella ragazza che ti ho mandato, che dai, ci fosse un punto invisibile. Anche qua. Perché quando arrivi sul bordo col cavallo, se tu ti giri, rischi di cadere. Si slitta. Sì.
Quindi ormai sto facendo questa tattica, scendo. Torcia. Sì. Eccola. Ora c'è anche qui una renna. Mi sa di sì. È più forte, credo. Oddio. Sono arrivati gli ezzi. La torcia. Ok, ci sono un po' di lupi a random che girano. Quanto è bellina. Mi pare che c'è anche un segreto, una certa qua. O Cioè, tu vedi un se... luogo Sì. da un dirupo e puoi andarci, sì, mi sa, alla sinistra. Più in giù di là. Omae ma wo. Yo! Panda! Hello there! Hai mangiato, panda? Parlateci di cibo, per favore. Ecco la volpe, Sì. Madonna. Allora, io quello che pianificavo di mangiare sicuramente involtini in primavera e poi, boh, booster. I don't know. Oh, è pieno di farfalle nascenti, che in teoria dovrebbe essere un loot raro. Uè, Proprio c'è Fonny! un nemico assurdo qua, o sbaglio? Ciao Panda, come stai? Non si sa da qua, però devo fare un giro più lavorato, a quanto pare. Aspetta, eh. Ah, ho capito dove si passa. Ecco i furbacchioni della From. Come si chiama quel gioco con i robottoni della From? Armored Core? Sono te. No, è Armored Core, sì. Avevi il potere di Kojima dentro, troppo potere di Kojima dentro di te. Sì. Però, sinceramente, sono hypato per i prossimi lavori Kojima, eh. Cioè, non c'è solo Death Stranding 2, ma c'è anche quel gioco Sì, un horror. po' di roba. Io pensavo che dopo Death Stranding Kojima gettasse la spugna, e invece... Secondo me culturalmente ha una valenza enorme Death Stranding. Poi dopo che come gioco sia un po' palloso, sarà in dubbio, insomma. Sì. Questo ti droppa le corna, mi pare. Intanto rispetto al suo sesso, una donna. Che mi con queste corna ci fanno il cosplay di fauna. Non si stava tristezza. Ce ne sarà niente, non sarà. Teschio di neonato ancestrale. Oddio, ma che serve questo? Una chiave, sicuramente. Non ne ho idea. Di neonato. Non so se la considera come chiave. Però comunque resta il fatto che è inutile. Solo cieco, aspetta. Più avanti, persona adorabile. Ma insomma. Ancestral Infanted. Ah, è un usabile. Ah sì? Ok. Lo tiri addosso ai nemici. Fa danno. Ma che cazzo? È una cacata, sì. Perché sta trollata? È una cosa dell'oro, sicuramente. Sì. Proprio ti sembra un oggetto assurdo, no? Utile a fare qualcosa invece di un tirabile. Sì. Però
Beh, magari averlo in inventario si sblocca qualcosa. Cioè, che ne so, ognuno. Se ha un'utilità diversa da quello che sembra. No, no. Qui c'è una torcia da aprire. Io la apro, non ho la minima idea se quante mancano e tutto quanto. Però. A me sono quattro. Se sarebbe già partito il video, te beh, sarebbe arrivato un messaggio. Ah, allora ce ne manca una probabilmente. Mi sembra di tre di averne accese, insomma. Le meduse. Le meduse vanno sempre rispettate, ragazzi. Porti rispetto, o ti do gazzotto. Ah, qui c'è quello, il primo. Vediamo se riusciamo a trovare queste torce, dai. Ormai siamo qua. Bello Armored Core. Buoni ravioli, non li mangio da un po'. Sto leggendo al contrario, praticamente. Risotto già Ravioli di pronto. carne umana. Esatto. Esatto, la pescatora. E io purtroppo non mangio pesce, quindi non mi attrae, mi spiace. Ma ravioli, tanta roba. Armored Core, in realtà, ragazzi, io devo ancora farlo. Quindi se lo farò, insomma. Sì, Hai fatto un record falso, ti ricordi? esatto. Se lo farò, lo vedrete perché l'unica possibilità che lo faccio è live. Se per caso avete un key di Armored Core da regalare, c'è problema, eh. Ah, ok, questo è importante il pezzo. Si entra su un'altra parte in Sì. Ocrom importante, cioè È fondamentale. possibile dove trovi il coltello qua? È probabilissimo. Segniamocelo. Vabbè, c'è la C'ho la grazia. Sì, grazia. però metto tre teschi, almeno so che. Non lo dimentico in questo modo. Vabbè, fai il boss, poi vieni qua. Sì, esatto. Esatto. Allora, ecco il fuoco Che mi pare mancante. sto boss ti dia proprio la spada, l'ascia fatta con le corna. Allora, però io ho acceso ma non si è risvegliato. Quindi Ma ce n'è ancora un altro. Madò, quindi sono Ma di 5. sicuro ti arriva almeno un messaggio sotto. Ah, Sì. questo, ok. Siamo ritornati dalle meduse, ragazzi. Che ore sono in tutto ciò? Ah, ok. Per capire, perché sennò. Con Eden nel tempo. Allora, sembrava che fosse andato chissà dove nascosto, e invece qui l'abbiamo già accesa. Fuck. Signore ben piazzate, sono molto sexy, eh. Trovata forse? Sì, trovata. Stavolta l'ho trovata. Beh, non mi è arrivato nessun messaggio. Oh, Cazzo, guarda, ce n'è un'altra. sono 6, altro che 4. Mannaggia te. Madonna. Mi sembrava strano che erano solo 4, perché io mi ricordo che accendevo e succedeva una sega nel primo playthrough. Mi sa che infatti alla fine il cervo io non l'ho fatto. Non mi ricordo Ci sono adesso. tre, mi pare. Beh.
Pietra formica! Super utile! Lì è accesa! Qui è accesa! E dove cazzo devo andare? Sotto, qui? Aspetta! C'è un omino dorato! Signore del sangue, eminenza, ti supplico, concedimi un seggio alla tavola della dinastia. Lunga vita alla dinastia Maquin. Lunga vita alla dinastia Maquin. Io non credo che tu abbia il corpo per poter fare questa cosa, amico. Come Rani, che è morta nel corpo. Mentre Godwin è morto nell'anima. Perché il suo corpo è vivo, tecnicamente. Assorbito dall'albero madre. Ho visto una clip bellissima, anzi più clip, dove vanno da Gideon, che è un boss, e tipo vanno con la pistola e lui commenta doppiato da uno che assomiglia a Gideon: "Is this a fucking gun?" E gli sparano. Ma... Assurdo. E c'è uno che, un'altra che dice sempre così, che arriva proprio con l'albero madre in mano: "This is a fucking head tree." Questa era più bellina. Questa paga altri. Ok, poi siamo scesi. Pietra forgiatura, poi. Rugiada celestiale, non so che cazzo sia. Corno, Questa mi pare. portafortuna della chiarezza. Mi pare serva qualcosa quella rugiada, eh? Se mi ricordo male. Sì. Cioè, serve a fare qualcosa di unico. Aspetta. Oh cazzo. No, incredibile. Foni, stavo per dire. Foni non ce l'ha fatta a farmi finire la birra. E tu ci hai pensato, mi hai letto nella mente e mi hai fatto idratare. Senti bene, ascolta, ascolta. Tutto bene, eh? Era un po' meglio forse. Sarà scontato Armored Core in questo momento, ma non che lo possa prendere, però. Non lo so. Ah, quella rugiada serve per richiedere la soluzione. Ah, ok. Sti cazzi, insomma. Guardate che grazia. Può scendere, no? Da qua. Guarda, morte imminente. Io voglio andare qua, perché so che c'è un oggetto qua. Cioè, no, 99% no. Però ci vado lo stesso. E invece, aspetta. Lacrime, ma viva ricerca! Perché sempre vicolo cieco? Ne valsa la pena, ragazzi. Bisogna sempre crederci. Ancora niente testa. Ma questa è la testa della statua a cui manca? Ah no, non ce l'ha. Mi sembrava una testa, invece è un'altra statua senza testa. C'è qualcuno che ha deliberatamente decapitato le statue in questo posto. Mi sembra tanto una mossa fatta dal... Così c'è? Attivata dal rancore. Verso Vagamente, le donne. eh. Può essere, tutto può essere. Marika era così potente che si è sdoppiata e scopata da sola, quindi. Si è separata. Cioè, letteralmente ha. Come si dice? Per osmosi fatto uscire la sua parte maschile. L'ha mandata a scopare una. Poi l'ha abbandonata. Rennala. Tornata indietro.
Cioè, è tornato indietro e ha riscopato se stessa praticamente. È Mi andato. ricorda. C'è un film simile, mi pare. Ma. E poi hanno fatto pure dei figli, quindi. C'è questo film in cui un tizio viaggia avanti nel tempo e incontra se stesso transgender. Ops. Non ricordo il titolo, ma era brutto. Sta in tu. Fuck. C'è un geto qua. No, non è vero. Più avanti non troverai cavallo e poi cerca oggetto. Ah, senza cavallo ci puoi andare? Ma guarda te, che grande questo. Aspetta, rilascio il voto. Grasso Dracula cerante. Niente, ragazzi, Cosa io. c'era Ha scritto che se usi cavallo qui non ci passi, ma se lo togli sì. Giuro, non l'avrei capito. Sarei tornato indietro semplicemente perché dove non può passare torrente avrei pensato che non può passare nemmeno te. E invece. Niente ragazzi, le torce non si trovano. A meno che non sono indicate comodamente nella mappa, io penso che a questo punto andiamo a fare Nocron. Aspetta! No! E invece da qualche parte siamo finiti, c'è un boss qua. Eppure fortissimo. E ora? Non credo che ce la facciamo farlo, eh. Ci provo? che boss? È un drago. Un Brutto, brutto, drago. brutto, 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 brutto. Mi sembra che è un drago. Proviamo a usare il grasso Draco lacerante. Draco fava lacerante. Credo sia un drago. Boh, proviamo. È fortissimo sto coso, eh. Non credo che sia. Soldato Draconide. Mi ricordo che era veramente una bestia. No, aspetta, eh. Penso siamo a livello adatto, in realtà. Fichissimo. Bello. Uno me lo ricordavo, non l'ho mai trovato. Io mi ricordo che mi aveva dato un bel po' di magagne. Sì, non mi ha ucciso. Sono stato un attimo sprovveduto. Poi mi ha riscattato idratati. Ah no, questo l'aveva già riscattato. Ok, ci riproviamo più seriamente, raga. Io quasi quasi ci provo a fargli la respiro marcescente. Se magari mi rimette la sigillo, ecco. Ah, non gli ha fatto poco danno, eh. Cioè, nemmeno No. tanto, eh. Però. Occhio non cadere. Giusto. Vabbè, comunque fa male. Vediamo se riusciamo a infettarlo. Ma non credo. Sì, infettato, raga. Bomba. Top. Adesso letteralmente potremo fare cavallo e cazzi suoi. Oddio, mi sa che è pensato per essere combattuto a distanza, eh. Sono morto per quelle anime, non ci credo.
Basta, ora le cazzate non si fanno più, eh. Però l'utile, ripeto, mi sembra un po' inutile. Rischio grosso. Non abbiamo infettato stavolta però. Sì, forse sì. No. Madonna, c'è un range da Madonna. Ragazzi, o modalità Chad o modalità Chad, per forza. Però sappiate che ci quasi one shotta con i suoi attacchi. Però in realtà i suoi attacchi sono anche abbastanza telefonati, vi devo dire la verità. Giochiamo partita alla Teo. Niente cazzate. Cazzotti e basta. Ultra Stance. Sì, cazzo, sì. Vai nel muso, vai nel muso. Vai nel muso, coglione. Oh, la martellata sulla testa ovviamente fa danni extra. E tanti. E sto menando il suo vestito. Ecco, ora muoio, adesso mi incazzo veramente, eh. Porca Madonna! Io vi saluto, ci sentiamo domani? Certo, Fra, io ci sono sempre. Assolutamente sì. Se c'è lei, mi troverà. Grazie ancora, gentilissimo sei stato oggi. Buona continuazione. Ciao ciao. Ci sono anche stasera, però. Non so se siete impegnati. Ciao ciao. Salve, buonasera. A proposito, idratati. Va bene, la finiamo, dai. Finita. Hai fatto il tuo obiettivo di oggi. Ciao, 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 bello. Le mie anime? Ah, sono dietro il suo corpo. Ubriaco e namo. Totalmente. Oddio, un po' risento, eh. Ci sta. È giusto così. Oh, ecco, quello che mi trigger immensamente è che per un picchino di mana non posso fare il terzo cast prima di usare la pozione. Cioè, sembra che lo puoi fare 3 volte e invece lo puoi fare 2 prima di bere. Per pochissimo. Io gli faccio il soffio in faccia così. Infettato? In realtà ancora no. Ho le mie anime. Luther, che cazzo stai facendo? L'ho infettato o no? Sono infettato con questo fava. Oh, infettato, infettato, raga. Si gode. Si incanta.
Arma e si mena. Letteralmente ho usato tutto mio mana fino all'ultima goccia, eh. Oddio, sono vivo per miracolo. Lutel è morto adesso, direi molto good. Ha resistito stavolta, eh. Ho rotto l'assenza? È morto. Sono semplicemente due attacchi normali sulla testa. Nemico potente? Perché conta come drago. Certo. Quindi cuore? Ah, grande. No, il cuore ce l'aveva Marcio. Ci ha dato però l'alabarda del drago. Bella. Sai che mi sta proprio. Non ho mai affrontato io questo nemico. Ma pensa a te, vedi? Cioè, non l'ho trovato. Mi sa. Assurdo. Io mi ricordo benissimo. Sigillo cicatrice di Marika? Oddio. Cerca acqua. Marica. Marika. Brutta puttana. No, giuro, volevo dirlo io. Assurdo. Aumenta mente, intelligenza, fede arcano, vedi? Marika rappresenta la parte me mentale. Mentre Sì. Radagon, quella fisica. Eh Radagon è bastone bastone. sì, basically sì. Molto bastone, molto stronzo. Comunque è Ranma in realtà. Sì. Ranma Plus, perché si stacca anche dal suo corpo originale, quindi. Un Ranma fatto meglio. Cazzo, Ranma Donna. Tanta roba, eh. Oh. Queste acque è morta una ragazza con capelli rossi, bellissima. E chi ci cade dentro quando entra in contatto con acqua? Si trasforma in ragazza rossa con capelli rossi, bellissima. Sono riuscito a renderlo ancora più R di quanto sembrava. Anche con l'ami ci stanno molte robe bannabili. Dove? Sull'arma? Rani. Sì? Tipo quando Sì, poi lui. menano. E Quando lui si. mena il nonno. Anche se sì, poi lui si trasforma in donna e il nonno tipo perde sangue dal naso. Insomma, non è proprio top, No. eh. Cioè, non so se era un manga da. Era 2023-2022. Non Sì, a tal credo. proposito ho visto proprio ieri un post di che in Arabia hanno creato il primo robot più android, no? Sì. E questo androide ha palpato una ragazza. E c'erano i commenti, vabbè, ha già imparato i costumi dell'Arabia. Oh cazzo! Sì. Grevissimo! Mamma mia! Ovviamente scherziamo, Sì, certo. fa Poi non. netting su quel bellissimo paese. Certo, assolutamente. Non sono rimasti 3.000 anni fa. No, no, dicevo, cioè, sono dei fratelli nell'anno 2024 con noi. Chiaro, chiaro. Si scherza, ovviamente. Per favore, non decapitateci. No, perché, visto, capita. Sì, ho presente, cioè, ho letto un libro da poco, di uno che ha scritto sto libro e ha rischiato di essere decapitato. Ho presente. Mi pare che è successo a un professore poi, Sì. che ha detto qualcosa in classe, e insomma proprio l'hanno decapitato. Sì, praticamente lui, Madonna. università credo, Sì. l'ha detto in aula e la figlia, insomma, la tizia ha detto suo padre. Suo padre mi sa che era un po' importante in infrastruttura, credo. Un po' incazzato comunque, o con amici incazzati. E poi è un cristiano, stavolta non credo in cristiano, è arrivato da lui e l'ha decapitato. Mamma mia, molto, cioè, poco suscettibili. Sì. E non contenti,
abbiamo voluto cercare la foto della testa tagliata e l'abbiamo No. trovata. Non so come ho fatto, l'abbiamo trovata. Per fortuna il mio cervello ha rimosso sta cosa perché è stato veramente brutto. Però cioè, la mia curiosità dovete capire che è veramente forte. Cioè, una delle forze motrici in me più potenti. E niente, c'era anche Tom con me. E quello che disse lui, vedendo la testa tagliata, disse, guardando la sua espressione, sembra che dica una parola. Perché? Bruttissimo. Grande Tom. Ci ha carriato Tom su Broken Sword, eh? Bisogna dirlo. Sì. Lui è tipo me, solo che ho attenzione per i dettagli inutili. Invece attenzione per i dettagli importanti, no? La manina sull'immondizia. Sì! Non l'avrei mai Invece lui ha notata sta cosa. detto che ho notato che era il tizio delle mani giganti. Vabbè, per fortuna abbiamo lui che ci carria, a noi comuni mortali. Vista torcia. Impossibile trovarla, ragazzi, quindi io direi che andiamo avanti perché mi sono rotto il cazzo. Cioè, se non me la trovo sotto il naso adesso, lasciamo stare. Andiamo no, Allora comunque. vai in un'altra strada. Sì, esatto. Se mi lasciano aprire la mappa, ma più o meno credo di È avere. lì che troverai la roba di Ranni. Sì. 44.000 anni mi sono un level up, signori. Eccolo comunque il posto. E questa è l'entrata vera di questo posto, bellissimo. Che strada è? Non mi aspettavo cantina. Che vuol dire cantina? Luogo consacrato alla notte. Qui. Maiala! Si possono rompere? No. Saetta runica! Ah, è partita la musichina come se qualcosa ci volesse aggredire. Sì, esatto. Controlla bene tutti i tetti, che mi ricordo che tipo ci sono oggetti importanti sui tetti. Lacrima d'argento umanoide. Madonna, che attacco! Aiara. Visto che la sua balestra ti fa tipo niente. Sì, però è un botto di vita sto tizio. Altra lacrima. Cazzo, ma questo è fatto male invece. Minchia. Becca di questo. Oh, ma la poison non ti si spacca? Incredibile. Ha poison infinita sto tizio. E poi ucciso. Madonna. Questo è il problema. Questo è un problema. Fatemi cambiare un po' l'aria, veramente, che sennò non si respira qua dentro. Vorrei non perdere l'anima, possibilmente, ragazzi. Oddio, si è spawnata. Perché non c'era nessuna grazia più vicina.
Quindi se adesso nella strada per andare là noi inavvertitamente si cade. Cazzi miei. No, ma torrente può rimanere? Oddio. Ah, vi dico la verità, sicuramente avere l'alcol in corpo non è che ti potenzia, eh? Però comunque ora sto iniziando a scaricarlo. Ecco le lacrime, mannaggia loro. Ora le ignora, eh? Basta. Poi chi copia? Nei cadaveri intorno? Forse sì. Farfalle. No! È cascato nel puzzo. Comunque sbaglio, a un certo punto avevi tipo 11 spect. Oddio, credo lo vedrò dal recap. Comunque io sono sincero con voi, cerco di non guardarci troppo. Perché dopo se il numero, cioè nel momento in cui guardo, il numero magari in quell'attimo è un po' basso, mi demoralizzo. E quindi sto cercando di non guardarlo. Cioè nel senso, lo guardo dopo. È un po' come tante cose nella vita, no? Finché vanno bene, sei carico, appena sembrano un po' storte, ti smonti. E quindi, beh, tecnicamente quando si sistema si dovrebbe sempre essere uguali. Poi capitano Sì. giorni che sei sfatto per aver dormito poco o altro. È normale, eh? Non appendi sta grazia. Ecco Ah, ma non l'ho accesa? Ma perché spawnavi in culo. porca puttana, ma ero convinto di averla attivata. Questa è la birra, decisamente. Oggi non ero in forma, ma ero in forma. Però avevo bevuto la birra e quindi mi ha rimesso non in forma. Non Un men cangiante. Però Sifoni è stato molto wholesome, devo dire. Ci ha contattato un altro social link, questa volta era lo Ierofante. sì. A che livello ce l'ha lo Ierofante? Ci dica. Spero maxato. Tanto ieri mi ha detto Tizi Sì. che perché non ci sono stato una sera e non è andato avanti con la storia perché non c'ero io. Cuore. Tanto ho visto un personaggio che io mi ero totalmente dimenticato di Persona 5, i Fumitogo. Completamente dimenticata di se Chi è? stesse. Quella che fa lo shoji. Oddio, mi sa che anch'io l'ho rimossa. No. È carina, però c'ha la frangia. Ah, forse ho È in capito. chiesa che gioca Sì, Shoji, sì. sì, 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 sì. Sì, Totalmente dimenticato. poretto. Attenzione. Lama da filatura nera, è questa? Mi sa di sì. Poi mi pare che Top. ce n'è un altro uguale in una cassa, eh. Non vorrei sbagliarmi. Vabbè, tu finisci sto luogo. Ok. Più avanti messaggio. C'è anche un teletrasporto, una certa, non prenderlo. Ok. E se arrivi in cima ci sono le palle, poi c'è un, una Ecco la cassa. palla. C'è la palla qua. La Sì. posso attaccare da qua. Occhio che le casse sono strane in questo luogo perché sono di pietra. E mai tu non ti rendi conto, ma è apribile.
Ok. Queste palle, ma mi hanno trollato veramente prima volta. Io Madò. credevo fossero delle palle normali, quindi vabbè, la faccio passare. Poi ha sterzato verso di me, ho preso un colpo. Sono Fantastica. vive, hanno i sensi. Sì, esatto. Credo però si possa infettare. Mi ricorda anche tipo i cioccolatini della Lindt, quelli a forma palla. Davvero, buonissimi, cazzo. Con un interno estremamente scioglievole. Ucciso. Ha droppato qualcosa, cazzo. Guarda la lacrima che si è bu buggata, sta ferma qua. Guarda, non fa niente. Ci guarda, perché l'abbiamo fatto uscire troppo lontano dal suo zaino. Ah, si può scendere. Beh, ora. Oh, cazzo, c'è una donna. Tocca picchiarlo, no? Caduta nel puzzo anche tu. Sì, ora si Ci muore. sono due donne. Oh, merda. Lacrima di larva ha Sono le dato. femministe. Bellissime. Ma che fa? Di Sono le femministe. Elden. Non so cosa fa questa nebbia, ma sicuramente un gusto non dà. Ok. Guscio di lacrima d'argento. Inutile. Io guardo un attimo qua fuori, prima cosa. Cerca oggetto prezioso. Si riferiva alla palla, ovviamente. Questa palla dentro di sé aveva un altro embrione per rinascere. Erba. Sì, a caso. Si può evocare qua? Come mai? Sì, adesso c'è un troll, troll fatto di lacrima. Oh cazzo. Fichissimo. E se risalissi invece c'era un muro di nebbia. 48.000 anime, raga. Fammi rivedere un attimo le spell. Qual era la spell che dovevo usare con tipo 23 fede? La lama? Ah, no, la nera fiamma, cazzo, la possiamo usare. E invece, armamento avvelenato, veleno nella mano destra, fede 10. Hold. Ah sì, il raggio esplosione frenetica 22. E poi avevamo qualcosa con 23, sono quasi sicuro. Sì, Sì, la mangiati fiamma figata, de fai. Fai Gil. marcescenza, poi lo picchi, gli fai anche se l'avvelenamento. Sì. Oh cazzo. In realtà penso che sia una tattica molto Sì. interessante. Che si può fare anche tipo con le armi, no? Cioè, ti Sì. casti ovviamente su un'arma, poi ti fuori l'arma marcescente, lo Sì. attacchi con entrambi le armi, gli attacchi tutti e due. Ma cazzo. Sì. Oh, c'è la sfera che è tornata. No, oddio, che rischio. Guarda come sta cercando di dar noia. Forza. Chiave della spada di pietra serviva. Era effettivamente un luogo secondario. Io lo stealth in questo gioco ho usato mai praticamente. Non è un gioco basato sullo stealth, ecco. No, però ce l'hanno messo. Forziere! La Ceneri di forziere che lacrima! dicevo, forse? Sì, No. lacrima. Ah, sì, ok. Non la useremo. No, prova a usare Tigre quando lo troverai. Esatto. Useremo quello.
Exactly. che cioè, non fa danno, però quando attacca tanto, tipo diminuisce la vita massima. Bellissimo. Che fa? Oddio, sto luogo non lo ricordo. Vabbè, qui abbiamo fatto tutto, ragazzi. Il gigante non l'hai affrontato? No, ci andiamo adesso. Io mi ricordo che forse c'è un altro oggetto importante un attimo più avanti, per sta questa. Semmai lo scopriremo. Non prendere il teletrasporto se lo trovi, mi ricordo è una cagata. Cioè Sì. ti porta una torre divina che puoi aggiungere anche normalmente. Ah, col gigante. Sì, bellissimo. Sì, ho trovato il teletrasporto, quindi non lo No, prendo. no, non prenderlo. Almeno credo ti teleporti proprio da un'altra parte. Non ha senso proprio. Lama Ho flagello delle sotto stra. dita. Sì, ok, hai preso tutto. Ok. Non puoi prendere anche il teletrasporto volendo adesso. Perfetto. Intanto Però uccidiamo lui. mi ricordo che c'era una parte. Però mi sa che allora è nell'altra, dopo che l'Ani ti trasporta. Sì. Sì. Non è qui. Nel culo. Sì. Il luogo predefinito per le punizioni in culo. Come su quel gioco che gli infili il braccio col backstab. Oh, cazzo. Mentre il Tito ma l'hai giocato anche tu. Quale? È il Souls Anime. Come si Ah, chiama? Codvein. Sì. Bellissimo. Braccio in culo. Mi faceva ridere la tizia col cappello altissimo. Era altissimo. Io ho fatto perché era il periodo in cui avevo visto JoJo, ho fatto Jolin. Ah, vabbè, ci sta, dai. Sì, e ho messo proprio le due palle di capelli in testa, fingere come se i capelli. Jolin le palle le apprezza molto. Eh sì. Che Sì. c'è la scena in cui sta masturbando e la sgamano in cella. Ah, è vero. Assurda quella scena. È un sacco poco da ragazza questa cosa. Va bene, una prigione. Ci sta che Non c'è siamo molto. dure. Non c'è molto da fare in prigione, effettivamente. Sì, comunque io penso che questo teleport serve per dirti tipo, hai fatto. Levati i coglioni. Prova a Semplicemente. prenderlo, sei finito tutto. Sì, io penso di sì. E infatti è l'uscita, banalmente. Ci porta proprio all'inizio del tuo L'avevo percorso. preso prima di prendere la cassa, e ho detto. Ma scusa! Ah, merda. Si ti riporta proprio da un'altra parte. Merda. Io mi ricordo quando Corranni ti presenta la sua crew, successe la stessa cosa che è successa l'altra volta, no? Si blocca l'uscita, appare un muro e ti obbliga a conoscere tutti. E mi ero già bloccato la prima volta che andai da Ranni su questa cosa. Bellissimo. Diciamo che cazzo. Adesso in teoria puoi sbloccare anche la roba di Renna. Ah. E Renna Rise. la famosa cesta di Renara? Mi sa un attimo più avanti. O forse puoi andare adesso a provare a aprirla se c'hai l'oggetto. Non so. Non mi ricordo avere proprio delle E chiavi non per mi ricordo sbloccarla. adesso il prossimo step, perché il prossimo step è lei che ti trasporta dove ti dà la bambolina. Sì, vediamo che si dice. In teoria dormiva a un certo punto. Ah, no, eri tu.
Non Blade, a quanto pare. L'ho percepito anche nel torpore. È in mano tua, non è vero? Il tesoro nascosto di Nokron. Ti ringrazio, finalmente tutti gli asselli sono al loro posto. Presto intraprenderò il mio viaggio, lungo l'oscura via che solo io posso percorrere. Ma prima di partire, devo affidarti un prezioso gemello. Ecco a te. Statua invertita di Caria! Sì, mamma quanti... Cioè, questa qua serve per andare avanti con un botto di roba. Aspetta, aspetta! Sì. Credo intuire il tuo proposito. A quanto pare i nostri spiriti non sono benvenuti sulla via radiosa. Ora puoi andare. È stato un breve sodalizio, ma mi hai servito degnamente. Praticamente lei ci ha detto che ci ha dato questa clessidra per invertire lo studio. Lo studio. E ci ha detto anche, facendo ciò, tu arriverai dove c'era quello che una volta era mio corpo. Perché lei è morta nel corpo, cioè solo anima. Ah, e infatti, lì allora. Sì, e lei, infatti, in questo momento risiede dentro un burattino. Cioè, è solo la sua anima è viva. Perché lei, avendo fatto tutto il suo casino, è riuscita a liberarsi dal gioco dell'albero madre. Perché altrimenti, se tu muori nell'interregno, l'albero madre assorbe la tua anima. E non ti fa andare nella di là, tra virgolette, come lo vuoi dire, insomma. Però ti buga la morte, cioè intercede prima della morte. Ecco perché si parla di vera morte su questo gioco. Perché semplicemente l'albero madre in realtà è un tiranno, un parassita che gioca anche con l'esistenza stessa di chi vive qua. Ma magari è più piacevole essere assorbiti che morire. Dipende come la vuoi vedere, però cioè, sei assorbito dall'albero per sua comodità, non per la tua. Sì. Quindi è un po'... Cioè... Mi ricorda quel finale di Mass Effect, dove puoi scegliere se morire o se tipo morire e diventare parte dell'universo, tipo una roba del genere. Sì. Che fa molto male perché non sai cosa succede quando muori, non saprà mai nessuno, e non sai cosa succede se fai parte dell'universo, ecco. Sì, esatto. Un po' strange, sì. Secondo me cioè è brutto perché l'albero non ti chiede se vuoi unirti a lui, l'albero ti assorbe. Tu muori e lui ti assorbe. Sì, qua. Però non si sa neanche cosa succede quando muori veramente, quindi... Esatto, questa è la giusta... Magari vai all'inferno, era meglio se mi facevo assorbire. Sì, questo è sicuro. Bisogna vedere su Elden Ring cosa comporta la morte. Allora, niente. Io direi che possiamo andare allo studio e... sì, ci fermiamo anche qua. Renna Rise forse. Cosa? Puoi fare adesso. Puoi fare anche Renna Rise. Non mi ricordo adesso. Quindi per sicurezza intanto io farei questo. Che sappiamo che va. E l'altra cosa. Sì, poi la prossima volta vediti il prossimo step. Sì, esatto. Lo guardo e via. Scusate ragazzi, ero andato a cena. Infatti adesso ci vado anch'io. E niente, rimaniamo qui davanti. Anzi, facciamo questa cosa. Mettiamo l'oggetto per sfizio. Eccolo qua, ragazzi. Clessidra. Clessidra. Sai che mi sono bugato qua? Perché io avevo già sta clessidra quando sono venuto qua. Ah. Sì. Dopo fare serata retro game, no? Esatto, sì, però... No, ma è oggi? È martedì oggi, sì. Bello. Top. Best song, ragazzi. Ever created. Grande fan. Questa sera, ragazzi, serata retro game, possiamo continuare a guardare qualcosa della PSP, qualcosa della PS1, ma se volete attendere una gentile, un gentile momento di pazienza, se volete scarico o aggiorno insomma anche l'emulatore, cioè attacco al mio Play 2 originale e giochiamo anche quella. Vediamo. Che giochi hai per la Play 2 però? Non so nulla, ragazzi. Devo aprire. E più che altro sono anche grandi da scaricare. Sì, quindi... sì. Però io c'ho la fibra, quindi in realtà. Sì. Dovrei far fast. Conosceresti così a caso un God End
così per dire. Cazzo, quello sarebbe veramente figo. Vedo se riesco a Perché poi metterlo in mettono. download mentre mangio, dai. Quello lo metto in download adesso. Ragazzi, è stato un piacere. Ci siamo sparati 3 orette anche stavolta. È stato un bel progresso. Partiti lenti, ma abbiamo concluso poi. Molto bene. Va bene, ci aggiorniamo più tardi per il retro game. Grazie, ragazzi. Ciao. Ciao ciao, a dopo.